Vai, Cla, facciamo una prova audio. Aspetta, ho trovato un nuovo sito di recensioni flash. Bello. Amadeus, a te piaceva? Film incredibile. Polpettone irricevibile e sfiancante. I eredi del compositore avrebbero dovuto denunciare Miloš Forman per diffamazione. Vabbè, ci sta che uno non... Alba dei morti dementi. Capolavoro. Patetico tentativo di innovare un genere morto il secolo scorso. Per fortuna a un certo punto finisce. Forse un po' dura. Rashomon. Beh, pietra miliare del cinema. Chiara semplificazione della tragedia del blocco dello scrittore. Quando non hai idee scrivi la stessa storia tre volte. L'ha reinventato un genere. Mulholland Drive. Miglior film del XXI secolo. Manuale su come prendere per il culo lo spettatore. Scrivi una storia incomprensibile con una spolverata di lesbismo e tutti diranno che è il film del secolo, che tra l'altro è la stessa espressione che hai usato tu. Ma non è neanche quello il punto. Il petroliere. Se solo riuscissi a non addormentarmi dopo 20 minuti... Da qua! Solo i film miei li recensisce male? Sono i tuoi gusti, forse. Vabbè, vediamo i tuoi. Crimini e misfatti, vabbè. Vediamo. Woody Allen si conferma l'erede spirituale di Dostoevskij, aggredendo lo spettatore e minando le sue certezze in un film mastodontico. Beh, ci sta. Vabbè. Il gladiatore, opera minore. Colossal. Brobdingnagiana, opera di Ridley vero. Scott, che racconta in maniera veritiera e surreale. Veritiera e surreale. Sì, è vero. Ma sono contrari, non sono sinonimi. No, è giusto. Vai, prosegui. Vabbè. Veritiera e surreale, l'epopea di un Russell Crowe credibile. Interstellar, Nolan, dai. Rivoluzione copernicana del cinema, Kubrick in palima. Ciao a tutte e a tutti, questa è la decima puntata di Whisky e Caffè. Io sono Claudio Romanazzi, con me c'è Walter Spadafino. Ciao. E insieme a noi Anton Giulio Mancino. Ciao. Critico, saggista. Sì. Noi sì. Tranquillamente sì. Nel microfono però più vicino. Hai sì. Ragione. Critico, allora. Saggista e mio professore universitario ai tempi. Questa forse è una delle cose più importanti. No, ti ho sulla coscienza. Ah, ok. No, sono andato bene con l'esame. Molto e questo bene. Ne parlavamo poc'anzi, quindi hai continuato su quella strada, è questo che ho sulla coscienza. ok, sì. Tra l'altro, il fatto che io sia andato bene è anche uno dei motivi per cui ora siamo quindi qui. Aumenta il senso di colpa, vabbè, diciamo sì. Così. Ok, allora... noi quindi ci siamo conosciuti in realtà in università, però abbiamo avuto modo di vedere spesso delle tue presentazioni, dei tuoi interventi al Cineporto di Bari durante alcuni eventi della Puglia Film Commission e quello che ricordo, ce ne sono stati un paio, se non mi sbaglio tu sei stato anche a Bonello, possibile? No, non credo. No, era lui, Abusi mi sa che stava a Bonello. Era Abusi, ok, però... Sei intervenuto ad altre rassegne della Puglia Film Commission e non ultima quella che poi noi abbiamo anche presentato al Cinema Splendor del film Tutti a casa con Cristina D'Eredità, sì. Giusto? Ok, perfetto. E, quindi noi in realtà abbiamo pensato di chiacchierare con te un po' sulla critica e sul mestiere del critico cinematografico, che è una cosa... non so, studiando un minimo, mi sembra che è una cosa che avesse un certo tipo di fascino e importanza in una, magari in un'epoca, e oggi invece sembra che sia non superato, ma sembra quasi una dinamica più complessa, anche perché io per esempio mi guardo intorno, apro Facebook e trovo tantissime persone che fanno recensioni, fanno critica. Fanno critica? Esatto. Cioè, nel senso, cos'è la critica? È giusta questa... Bella domanda. Allora, il problema è che io credo che sia ancora una cosa bellissima, affascinante. Se uno pensa di farci un lavoro, insomma, proprio della serie guadagno, uno stipendio, ecco, bisogna proprio cancellare totalmente. Le due cose sono decisamente incompatibili. Quanto poi a ciò che circola in rete, io non sono sui social, però insomma so, mi raccontate anche voi, quella non è critica, è sfogo, è proprio Election Day, okay. Insomma i film, insomma. Però non è, questo adesso non lo voglio dire snobisticamente, perché uno magari scrive delle cose bellissime e... quell'usa e getta del social che non qualifica, anche se scrivi una cosa bellissima,
o molto interessante o molto argomentata, è buttata via. Cioè c'è sempre quell'altro che dice: non sono d'accordo, se ti va bene te lo dici in questa modalità, altrimenti, che è un peccato. È un po' come se uno avesse voglia di scrivere qualcosa e la scrivesse, che ne so, sulla carta igienica. Adesso mi sembra che questo parolone sia un po' ingeneroso, Va bene, però vabbè, dai, ormai l'ho detto, tanto voi state registrando, quindi potrei sistemare, dire non avete capito bene, però mi No, sa noi che... tagliamo, quindi nel caso in cui, No, però, non no, a tagliato, va parte gli bene scherzi. così, insomma, è questa cosa che non dura, ecco, questo chiacchiericcio, no? Quindi anche se, anzi, peggio se scrivi qualcosa di più strutturato, perché poi si perde, viene sbriciolato, poi ti tocca Si disperde, rispiegare, sì. dice, ma no, tu non hai capito, poi si va a finire, insomma, a dei livelli un po' più. E quindi cos'è la critica cinematografica? La critica cinematografica non è quello che pensavo quando ho cominciato a 20 anni, e oggi sono più che mai convinto, a maggior ragione in questa fase di crisi, che è un lavoro utilissimo di mediazione, proprio è una, se non proprio una professione, una missione etica. Cioè tu devi analizzare il film, argomentare quello che nel film c'è, e addirittura suggerisco da un po' di tempo a questa parte di eliminare il giudizio. Il giudizio è la causa proprio del conflitto. Invece il film, anche se non ti piace, te lo dici da solo, lo dici sui social. Te lo dici allo specchio, però nel momento in cui lasci nero su bianco, io uso l'espressione ovviamente riferita al cartaceo, insomma, se lasci traccia di una tua opinione, che spesso non ha un contraddittorio, però sui social c'è un contraddittorio esagerato, devi risultare utile a chi ti legge. Chi ti legge può legittimamente provare interesse o meno per il film, parliamo di film di cui stai parlando, ma tu hai soltanto uno strumento di responsabilità per essere utile, che è quello di analizzare, spiegare il film, ma proprio analizzare, addirittura facendo emergere cose che nel film non sono evidenti. Ovviamente ne rispondi con la qualità e la solidità del tuo ragionamento. Se poi dici bello, brutto, vabbè, che sono aggettivi che andrebbero aboliti proprio per definizione, se usi aggettivi qualificativi in senso positivo, in senso negativo, questi alla fine risultano inutili. È il tipo di ragionamento. Io quindi ripenso all'esame e ai libri, insomma, al materiale da portare. E quindi c'è una differenza tra critica e saggistica, perché se ripenso Mi al piacerebbe che materiale. non ci pensare che non ci fosse, nel senso che è chiaro, la critica si esercita su spazi più brevi, la saggistica deve, come dire, deve fare la maratona. Però mi piacerebbe che la saggistica avesse un taglio discorsivo spedito, senza nulla togliere appunto alla solidità, e che le recensioni fossero scritte meglio, insomma, non fossero il prodotto di un soggetto disadattato che si interfaccia con i film, interagisce con il suo io più principalmente, non con il film. Il film è quello che è, ovvero sia, devi sforzarti di capire che cosa voleva essere quel film, addirittura cogliere aspetti non particolarmente esposti, che ti piacciono, è proprio così poco significativo. E quindi immagino che sia contrario all'utilizzo dei voti, delle stelle. Totalmente, però attenzione, io qui lo dico chiaramente, all'inizio però avevo 20 anni, insomma, diciamo all'incirca fino almeno ai 30 anni, non so, ecco, credo di aver fatto abbastanza danni, nel senso di aver ceduto a questa cosa che posso capire a 17, a 15 anni, ho cominciato anche prima dei 20. Insomma, ti senti come Spider-Man, no? Con i superpoteri, però poi nel corso del tempo, con un minimo di intelligenza, capisci, come dice Spider-Man, che a superpoteri e grandi poteri corrispondono Grandi responsabilità. grossissime responsabilità. Anche perché penso sempre,
alla critica senza qualcuno che possa dire la sua dall'altra parte. Quindi a maggior ragione ti devi fare interprete delle ragioni dell'altro. Quindi, vabbè, scusa. No, pensavo, se quindi lo spazio di lavoro che tu hai detto prima è quello della carta e non quello, diciamo, internetiano di Facebook, per esempio, cosa ne pensi dei podcast di cinema che si approcciano in maniera critica? Cioè, anche secondo te quello spazio... Ma io sono abbastanza timido, anzi, infatti, il fatto che mi stiate riprendendo e che tutto venga registrato andrà proprio a pesare. Poi io ovviamente non vedrò mai quello che stiamo registrando. Neanche noi. Vabbè, voi dubito. Vabbè, comunque. Allora, io dico la carta stampata perché è come se ti obbligasse ad una disciplina. Non è passione per la carta stampata, va benissimo il digitale, che ho sempre un po' la preoccupazione che un testo stampato sia recuperabile, invece un testo online scomparirà. Poi c'è il problema che collego alla mia timidezza principalmente, al mio essere continuamente a disagio in qualsiasi situazione mediale, di quando si parla, ecco, come in questo momento, io non ho la possibilità di rivedere quello che sto dicendo, correggere, no, io le prime frasi che butto giù in genere le butterò poi via o le correggerò. Quando si parla bisogna avere un altro tipo di capacità che è quella proprio performativa, però quanto la capacità performativa toglie alla qualità dell'analisi, alle volte ci vogliono passaggi, come dire, percorsi un po' più noiosi, più lenti, però questo non funziona se parli, è il tono della voce. Io penso di avere poi un timbro pessimo, cioè quando mi riascolto mi sembra di parlare con una persona in una catacomba. Come quindi... professore però, no, vabbè, cioè io ricordo anche perché poi dopo che venivamo, cioè lei faceva un intervento prima e dopo il film, io ricordo Chef che abbiamo visto insieme, e anche il film di... è recente abbastanza. Beh, insomma, sì, nel 2014. No, è recente, penso. Questo ricordo tu. Ah, sì, sì. E poi il film di Coppola, che invece io non lo conoscevo, quello della ripresa delle operazioni in Iraq. E come si chiamava? Non credo di averlo visto. Secondo me potrebbe essere quello di De Palma. Di De Palma, sì, non di Coppola. Sì, 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 sì. Redacted. Redacted, sì. Sì. Sì, allora, dunque, la lezione esula, per quanto mi riguarda almeno, esula perché proprio io lo considero quasi, quasi teatro. Cioè, io credo che proprio il compito mio a lezione, infatti anche se sono stanco rifiorisco, credo, proprio nel senso mi sto divertendo, perché il mio compito è quello di non stancare i ragazzi. Però i ragazzi dovranno studiare dai libri. Cioè, quello che io ti sto dicendo in maniera... tra virgolette simpatica, facendo anche un po' il buffone, no? Il guitto, quello che ti sto dicendo però con finalità comunicative, lo faccio per il tuo bene, cioè per non farti cascare le palpebre, insomma, no? Quell'energia che io ci metto però tu studente la devi confrontare, devi fare comunque un conguaglio con quello che è stato scritto sulla pagina, con calma, serenità, tempo e tutto il resto. La lezione è proprio un atto pedagogico e quindi appartiene a un'altra categoria. Ecco, mentre in questo momento noi stiamo facendo spettacolo, a lezione tu stai svolgendo il tuo lavoro, quindi voglio che uno studente, poi non so se ci riesco, tu sei buono, d'accordo, ma forse perché hai avuto un voto alto, insomma. Anche io, però so, ormai l'ho avuto il voto, quindi. Ho, quindi, per pagare queste tue cose. E quindi a lezione c'è proprio il senso del dovere, il dover lasciarti un buon ricordo di un momento di studio della tua vita, e quindi lì mi viene su un'energia diversa. Se invece mi metti davanti a una telecamera, vabbè, abbiamo fatto anche lezioni adesso con le telecamere per via della pandemia, però ecco, se mi metti davanti a una telecamera mi fai soffrire, perché mi chiedo, arriverà il contenuto o il modo performativo? Sì. E io so che quando si guarda la televisione
o se ascolta un programma in radio, arriva prima il modo e poi il cosa. E quindi tornando diciamo al contenuto di una recensione, quindi al lavoro del critico, se l'obiettivo finale è quello di fare un'analisi, fare un'interpretazione, non esistono recensioni negative, cioè, o non dovrebbero esistere recensioni Ma la negative? recensione a che sé? Ma anche una positiva. Allora, immaginiamo che a me un Diceva. film mi piace moltissimo. Quando leggo però delle recensioni molto positive di un film che, ripeto, a me piace, non sono sicurissimo di trovarmi d'accordo. Mi sembrano tanti fuochi d'artificio sparati inutilmente. A me interessa capire, addentrarmi, scomporlo, scoprire, addirittura rivelare qualcosa che all'autore è sfuggito. L'autore non conosce completamente il suo testo perché, grazie a Dio, l'ha realizzato, ha creato il significante. Sui significati, ecco, con maestria, possibilmente bisognerebbe muoversi da spettatori o da studiosi. Quella è una cosa proprio irripetibile. Perché sprecare delle righe per esprimere un giudizio? E Proprio gli aggettivi secondo te sono vale per battute. tutti i campi? Cioè, tipo, io sto pensando Sì, adesso al sì. critico Sì, di dovrebbe. Ratatouille, quello che diceva, le recensioni più belle da scrivere sono quelle negative. Quindi sono utili a chi? Al Allora, su recensore. questo sono d'accordo. Oh, nei tempi in cui ho fatto danni, eccetera, Erano che non divertenti. rinneghi, che non rinnego, e che alle volte c'è sempre, quando mi ricapita per sbaglio, per sventura, di rileggere qualcosa, trovo sempre comunque qualcosa che apparteneva un po', come si dice in Rocky, all'occhio della tigre, c'è quella cosa, però poi devi buttare l'altro 70%, Certo. grosso modo. Allora, la recensione negativa però era quella che preferivo, infatti non venivano tanto apprezzate, ma posso capirlo, hanno ragione quelli che no, eventualmente non le gradivano, Quelli che essendo, protestavano. sì. Perché comunque non si capiva che era energia, cioè ecco, quelle sì che erano performative e andavano un po' considerate come quasi testi satirici. E poi io, se fossi un autore, mi piacerebbe sapere cosa non va nella mia opera. Purché sia benevola questa cosa, cioè se qualcuno non lo dice per cattiveria, io sarei molto interessato non ai complimenti, ma a un'osservazione, a una critica, ecco, nel senso negativo del termine. Poi se addirittura la critica cosiddetta negativa è anche divertente, cioè se ti fa ridere e hai senso dell'umorismo, io penso che sia veramente più piacevole. Dovendo fare il danno, trovo più divertente la critica negativa, su questo sono E ti è d'accordo. capitato di ricevere proteste da autori, registi che nei tuoi primi No, no, 30 anni? continuamente. C'era un periodo adesso che addirittura c'erano quelli dei cinema che proprio andavano a protestare con la redazione, quindi io poi ricevevo quei 15 giorni di embargo, eccetera. Poi ritornavo e rifacevo da capo, quindi, cioè nel senso che sai come il bambino che sembra che non se n'è accorto di aver fatto la marachella, diceva: "Ma io veramente non sapevo", perché ritenevo e ritengo addirittura che sia più piacevole. Chi legge si deve un po' divertire, ecco, lì è come la lezione universitaria. Però mi rendo anche conto contestualmente che sprecavo righe in cui potevo dire qualcosa di più utile. Quindi col tempo il divertimento dura il tempo della scrittura, anche il piacere di farti rimproverare, insomma, no? Il bambino che viene rimproverato. Oggi peccato perché avevo delle battute in più, battute proprio di Certo. battitura, che potevo utilizzare Ma meglio. quindi è come se si fosse spostata l'attenzione dalla critica dell'opera e del regista, cioè nel senso la recensione è per chi legge la recensione, tipo lo spettatore? Ma vanno bene tutti e due. Io ormai da molti anni ho proprio rapporti costruttivi con gli autori, quelli che ammiro profondamente. Quindi c'è proprio un gioco di relazione, cioè io dialogo con loro e anche lo stesso discorso con gli spettatori, cioè si tratta di allargare il campo conoscitivo. L'opera non finisce nel testo,
ma prevede che il cosiddetto critico, diciamo lo studioso, la persona che si è caricato addosso la croce del saperne tanto per spiegarti meglio, no? Tu puoi come spettatore essere più libero di non conoscere tutta una serie di riferimenti e io ho il dovere di fornirteli studiando, anche perché sono cioè il mio mestiere, vengo pagato per questo, quindi è una responsabilità proprio morale. E quindi credo che debba essere questa un po' la direzione, cioè il film non finisce nel film ma prosegue in questo altro testo nuovo, originale, creativo non nel senso che te le inventi le cose, o almeno te le inventi nella misura in cui trovi quello che già c'è, creando un sistema di relazioni. Oh, e quindi prima hai anche detto che forse a volte il compito è anche quello di scoprire e di dire qualcosa di nuovo all'autore, al regista, qualcosa che magari lui non ha razionalmente... E che non deve razionalizzare, okay. Cioè guai se l'autore fosse completamente consapevole di quello che ha fatto, noi non avremmo il privilegio di vedere un'opera d'arte. Sì, e nella letteratura esistono i paratesti per le opere, penso all'Ulisse di Joyce. Nel cinema qual è il paratesto? Cioè qual è lo strumento che eventualmente accompagna effettivamente la critica? Ma io penso che sia proprio un'analisi, un testo d'analisi, addirittura se riesce ad essere il più possibile non descrittivo. Non me lo devi riraccontare, l'ho già visto, ma anche molti cosiddetti significati sono evidenti nel testo, non è che simboli, doppi sensi, sono evidenti, devi andare oltre, devi creare comparazioni. Io una volta avevo sviluppato su una rivista Cineforum, che adesso è avuto un periodo che non è uscita e poi è ritornata adesso in libreria, che avevo creato questa rubrica Destini incrociati, cioè creare dei collegamenti che a prima vista tra quel film o tra un gruppo di film che a prima vista non sono così forti, così immediati da recepire, proprio per sperimentare queste che sono proprio junghianamente forme di sincronicità o coincidenze significative. Questo è il lavoro, cioè tu critico, ma usiamo questa parola un po' per comodità, tu studioso devi imparare innanzitutto a saper scrivere su lunghezze, su spazi, in circostanze diverse, con lunghezze diverse, ma devi imparare a creare un testo parallelo. Cioè, l'autore l'ha già fatto il film, tu a che servi? Proprio la domanda è, indipendentemente se è retribuito o meno, tu a che servi? Devi costituire un valore aggiunto. Come se fosse un anello in più della catena del... È un anello in più. È un anello in più, è appunto il collegamento. Creare collegamenti, creare quelle connessioni. Ma quindi mi chiedo... Poi connettere è sinonimo di ragionare. Certo. Per un amante del cinema, quindi può essere utile studiare un po' di critica per poter capire meglio, per poter apprezzare... È utile studiare, bisogna aver visto, letto... vissuto molto, anche per questo io poi ho consapevolezza che tra i 20 e i 30 anni non avevo un vissuto tale da poter poi riversare. Oggi mi sento più a mio agio perché ho la sensazione di essere invecchiato come il whisky, no? Ecco che io sono astemio, quindi non è una pubblicità occulta. Però noi lo diciamo sempre, se una marca di whisky ci vuole sponsorizzare, sì, il podcast. Sì, in particolare. Ma fate voi, non me ne assumo la responsabilità. Dicevo, con questo vissuto, che è anche un vissuto culturale, proprio di esperienza, si fornisce veramente un testo aggiunto, qualcosa di prezioso. Poi dipende, insomma, uno legge e valuta se è prezioso. Tu leggi le recensioni, cioè tu leggi la critica? Sì, sì, ma io lì mi diverto ancora moltissimo, perché proprio lì le posso... Leggi prima o dopo aver letto il... No, mi è indifferente, perché le considero proprio molte delle critiche, molti sono amici, quindi mi diverto proprio a decodificarle le recensioni, perché capisco
Spero che lo facciano anche con me, così Eh sì, è reciproco, sì. pari, andiamo pari, però cioè, capisco le patologie, ecco, riconosco perché uno dice una determinata cosa. Questo è Quindi molto divertente. Poi mi intristisco perché, come la battuta di Groucho Marx, Woody ah, non Allen, vorrei far parte di un, mondo, sì. di un club in cui io sono membro, sì. Ecco, e Quindi però è la triste sì. verità, quindi più mi diverto e più mi sento a A disagio. disagio. Quindi potresti, diciamo, in una sorta di lettura al buio, senza vedere l'autore, capire chi ha scritto tra le persone che conosci No, no, quella. no, questo sì. Aspetta, innanzitutto sì, dai, diciamo le cose come stanno. Cominciamo con un sì. Poi non è strettamente necessario. Non considero la recensione o la critica da conoscere in relazione al film. Mi interessano le argomentazioni, mi va di capire quale sfondo culturale, quali riferimenti, quali strumenti. Quelle poche volte, perché ce ne sono alcuni che stimo moltissimo, anche se non sono amici, quelle poche volte che ne leggo qualcuna di molto, molto coerente, molto strutturata, che veramente mi ha dato, io sono proprio, prendo il telefono, li chiamo e li ringrazio. Sì, no, ma perché è come vorrei che fosse, e nel mio piccolo ci Quindi provo. sentite un senso di responsabilità. Io tantissima, adesso avrò tanti difetti, le cose che scrivo possono piacere o non piacere, interessare, però la responsabilità quella me la riconosco Io tutta. intendo anche, come dire, nel formare una sorta di pubblico, cioè nel senso, la critica ha un ruolo nel formare il pubblico Sì, all'arte. assolutamente, cioè devi far voler bene, devi far affezionare. Lo spettatore, il lettore, quindi vale per ogni ambito critico, all'opera d'arte perché è quel qualcosa di più, è uno sguardo sul mondo che non corrisponde allo sguardo immediato degli occhi o dei sensi, insomma, della percezione. E quindi può essere anche, L'arte diciamo. proprio è sovrannaturale, cioè qualcosa proprio alla lettera, non solo in senso proprio mistico, ma c'è qualcosa di magico, tu capisci oltre. E questo partecipare al processo è veramente straordinario se lo fai con questo senso di possessione, Quindi se secondo te c'è una connessione senza tra. diventare ridicoli. Ecco, Sì. il critico, cioè proprio io alle volte dico, bisognerebbe fare il casting dei critici, cioè i critici dovrebbero dare un'impressione all'esterno di persone che potevano fare anche altre cose. Cioè, tutto ciò che come dire, rientra nel repertorio dello sfigato proprio andrebbe vietato, eccetera. Perché se no, ecco, cioè, cioè, ne faccio una questione egoistica, se no si ritorce anche su di me. E cioè, se devo sembrare sfigato, deve essere una mia responsabilità. Non voglio che per colpa degli altri, ah, anche tu, ho E detto quindi no, tu fai parte cazzo. di Eh sì, nella io. mitologia. E quindi quando dici fare altre cose, pensi anche eventualmente fare cinema? Fare cinema, ecco, per esempio, qual è l'obiezione che io penso ogni cineasta, cineasta, autore, quindi attori, tutte le categorie creative. Quando leggono una recensione sono contenti se ne parlano bene, meno contenti se ne parlano male. Dovrebbero essere scontenti anche se ne parlano bene, se gli argomenti sono fragili, o se, se si tratta solo di un modo per lusingare. Comunque, quando sono incavolati, diciamo anche giustamente, l'obiezione, cioè, insomma, lo sfottò maggiore, Fa il critico perché non sei perché non riuscito a sai fare fare quello. quello che faccio io e quindi. Ed è vero. Allora, che cosa può dimostrare uno studioso, un critico? Che il suo testo è talmente ben fatto. Che non è un problema, cioè non è un ripiego rispetto a quell'altra attività. Lavorano insieme. Io faccio un esempio che ovviamente non mi riguarda, non vorrei, questo non l'ho tagliato, se non si è tagliato questo passaggio che dico non mi riguarda. Cioè, se io leggo, prendiamo le letture dantesche, che è stato un genere letterario, se io leggo la lettura di Eugenio Montale del primo canto dell'Inferno, se non ricordo male, beh, quello è Montale, il primo canto dell'Inferno, è Dante, se la battono, Sì, ecco. Allora adesso,
ripeto, tutto mutatis mutandis. Se io leggo una lettura dantesca, non devo avere la sensazione che mi manca Dante. Okay. Se scrivo una recensione, non devo avere la sensazione che il testo, che il film poi sia fondamentale da solo. Se no, io per primo dico non la leggere. Sì. Valore aggiunto proprio. E quindi secondo te c'è una connessione tra lo stato del cinema e lo stato della critica, nel senso che se in un paese è lo stato del pubblico, è lo stato, cioè, del pubblico si è creata, è strettamente connesso. Beh, e quindi qual è lo stato del cinema e della critica e del pubblico in Italia? Io credo che non ci sia abbastanza volontà di far meglio adesso, con tutte le eccezioni in entrambi i settori, tutti e tre. Ok, tutti e tre. Okay. E allora innanzitutto parliamo della critica. C'è questo abbattimento, no? Insomma, non si lavora, non si campa, per cui faccio più frettolosamente le cose. Per carità, io anche in questi ultimi giorni ho liquidato delle cose. Secondo me, con un po' più di tempo, delle frasi potevano venire meglio. Ecco, cioè, non, cioè, sono di senso compiuto in buon italiano, sì. Voglio sperare, refuso più, refuso meno. Però probabilmente se avessi letto una settimana dopo avrei sistemato, avrei spostato qualcosa. Comunque questi erano i tempi. Invece si ha un po' la sensazione proprio della fretta. Io senza nulla togliere i festival, però credo che quando si fa corrispondenza dei festival si abbia poco tempo proprio per ragionare. Subito devi andare sopra, sì, a scrivere. Le sale stampa sono cambiate perché sono ormai... Non c'è più il rumore, tasti, eccetera, non c'è neanche condivisione, tante figure autistiche, sì. Ma anche sparpagliate, lontane, perché con i wifi, le radiazioni nel cervello, eccetera, eccetera, che è tutto fa. Però c'è un po' la sensazione del, ecco, io ho usato proprio il verbo con me stesso, quindi non mi posso offendere, nel liquidare, potevi pensarci un po' di più. E questa cosa, questo anello intermedio, perché il critico dovrebbe essere un mediatore, è debole, perché sono forse anche deboli, sì, c'è un effetto contagio circolare, cioè anche l'autore un po' fa il film perché la piattaforma vuol così, perché sennò chi lo va a vedere, e lo spettatore poi diventa un po' così... Lo spettatore dove la si vede la fretta? Forse nel fatto di volere un prodotto di immediata comprensione, di immediato soddisfacimento, nel senso che l'esperienza si... Beh, deve... lo spettatore paga, quindi avrebbe diritto. Il diritto di... Io dico sempre che lo spettatore, se vaccina, dovrebbe vedere il gatto parto, continuamente il gatto parto, nel senso, non quel singolo film, che lo puoi vedere 20 volte. Devi avere quella sensazione, diceva Sergio Leone, cioè i soldi che sono stati spesi si vedono sul telo, sul lenzuolo. Ecco, avere questo senso proprio di grande spessore, cioè io perché sono uscito da casa, ho fatto un percorso, ho parcheggiato l'automobile, se sono andato con l'automobile, perché sto soffrendo, perché alla fine c'è qualcosa di veramente grande, altrimenti te lo vedi veramente a casa, va benissimo. Quindi voglio che un'inquadratura sia un'inquadratura, sia come vedere un quadro in un museo, perché c'è la panca davanti al quadro, perché ti siedi, non devi fare il picnic, ti siedi, ci pensi, lo riguardi, ci ritorni. Cioè, ci sono delle opere che al Guggenheim a Venezia che io torno a vedere, lo so, ma non è che vedi Alchimia di Jackson Pollock una volta, ah ok, io, proprio per me è un appuntamento, io vado e sto lì. Questo è molto interessante, perché io e Claudio discutiamo molto su questa cosa di rivedere i film. Soprattutto rivedere la prima volta, che dà tanto piacere, però è quella meno importante, perché quella, come dire, è approccio diretto, è come se i tuoi pensieri sono stati centrifugati, una lavatrice proprio. La seconda volta metti a fuoco, la apprezzi l'opera meglio. Forse la prima volta, se tu sei un critico o provi a lavorare nel cinema e quindi scrivi, cioè ti distrai perché vedi come ha fatto quella cosa, come l'avresti fatta tu. Sono tante informazioni mescolate alle sensazioni, anche al bisogno di capire che sta succedendo, sì, per la trama, certo. Eccetera, che essendo sovrapposte non ti danno completamente
quel piacere, un piacere te lo danno, che però è un piacere dell'intelligenza, no? Il piacere di star bene, il piacere, insomma, non è l'autocompiacimento, il piacere dell'intelligenza, di far parte di una specie superiore che però dovrebbe, come dire, salvare il pianeta e non distruggerlo. Le volte successive distribuisci meglio queste energie. È come se tu stai nuotando, le prime Sì, vasche non le fai certo. bene, come le, paradossalmente come le successive. Certo. Ma quindi il processo, quando tu scrivi una recensione, il film lo vedi più di una volta? Anzi, Allora, dipende. qual è proprio Allora, poi ti porti un taccuino in sala no, per scrivere di nascosto? ultimamente, Come funziona? allora, prima c'è chi usava il taccuino, non credo, non so, non ricordo se l'ho mai usato, credo di no, perché già quando scrivo in fretta con la penna non capisco io che ho Sì. scritto, cioè sono degli strani segni che non. Adesso ho visto che durante certi, cioè, almeno nell'ultimo anno, proprio ho preso degli appunti sul cellulare, che cosa che non si dovrebbe fare perché accendi il cellulare senza volume, però insomma. Però sacrifico un pochino il film, questo è il problema comunque sempre dei critici quando vedono il film, sacrifico un pochino quei Di secondi di film attenzione per per scrivere delle scrivere. cose se hai poi bisogno di utilizzare questi appunti. Vederlo più volte ti consente di diluire e quindi poter saltare un passaggio perché questo lo ricordi, adesso questa cosa l'ho capita anche meglio. Poi ci dovrebbe essere anche un rapporto di circolarità tra il film visto in sala, lui è più grande di te, quindi sei infinitamente più piccolo. Poi però diventi tu più grande perché successivamente tu acquisti, sottolineo, acquisti, è cambiato il verbo scaricare, no, no, devi acquistare, acquisti il supporto e lo vedi, lo fermi, lo scomponi. E quindi le tante volte dovrebbero passare dal film che ti domina alla tua nuova posizione dominante nei confronti del film. Sarebbe bellissimo. Purtroppo però dipende. Se devi fare una recensione per un quotidiano, il tempo è stretto, ma anche per una rivista hai un mese e poi non puoi rivedere il film il giorno dopo, perché vedi lo stesso. Purtroppo Devi far il giorno. passare il tempo, Devi deve far decantare, macerare, deve decantare. sì. Il discorso che facevi prima ricorda molto quello che facesti durante una lezione sulle bolle che vengono create dagli schermi. Faceva parte del libro di Però uno dei. ricordami questa cosa delle bolle. Era che ogni schermo crea una bolla tanto grande quanto è lo schermo. E quindi se noi siamo a cinema, la bolla che si crea fra noi e lo schermo è molto ampia e quindi Secondo me è c'è la un'idea possibilità. tua questa, però è bella, è carina. No, era nel libro che ci Ah, chiesti era. per Che libro l'esame, era? Scusa per potrei curiosità, perché io ricordare. No, ormai ce la l'ho a memoria. casa, ce Ok, l'ho a va casa, bene. sì. E però c'era questa cosa che, quindi la bolla che viene creata a cinema è una bolla molto ampia perché lo schermo è ampio e quindi è possibile, perché magari la luce di un telefono, la luce di una cosa senza contare i suoni, rompe questa cosa. Però più è piccolo lo schermo, più è piccola la bolla che si viene a creare e quindi è più è facile. E quindi tu facevi proprio l'esempio, io sto guardando il cellulare per vedere un film, mi sa, in aeroporto, mi ricordo, e poi dice, Ah, ecco, adesso ricordo anche il libro. Grazie. Ero un po' impreparato sul corso in Ah, cui ho dato dei ok. voti agli Vabbè, può altri. tornare la Ecco. prossima volta. E quindi il cellulare, cioè, non è pericoloso? Cioè, ti capita mai di vedere un film, prendere il cellulare e quindi là cosa succede? Perché a me capita Allora, no, spesso film proprio, sul mi cellulare rimprovera. garantisco di non averli mai visti, E però no, lì ma. c'è più tranquillo. Perché lui No, disse. aspetta, mi sa che Lynch No, disse. No, sai. lui disse che se guardi un film al cellulare Chi è che ti veniva a disse? prendere. Cioè. Ah, Allora, ok. film sul cellulare no, perché non hai proprio il. Cioè, per quanto tu possa dominare il film, è troppo piccolo, cioè è una formica. Quindi. Però voglio dire, se sei su un treno, sei in un aeroporto, cioè tra il nulla, vedere che so, c'hai voglia, ti vuoi rivedere Totò e Peppino che scrivono la lettera in Totò e Peppino la mala femmina, perderai tante cose, anche della composizione dell'inquadratura di Camillo Mastrocinque, però cioè, veniamo con questa mia a dirvi tutta una parola, cioè quel qualcosa, cioè, bisogna mettere in conto che stai prendendo un 5% del film, più si ingrandisce lo schermo e più recepisci. A me è capitato adesso, infatti ne devo scrivere oggi pomeriggio, non ho avuto il tempo di rivederlo, quindi ho
mi manterrò gli appunti e il ricordo tutto sommato fresco, anche perché l'ho visto in lingua originale con i sottotitoli. Mi piacerebbe rivederlo, ma sempre in lingua originale con i sottotitoli. C'era soltanto quel giorno lì. Doctor Strange, ecco, l'ultimo, il secondo. Doctor Strange, che è un film molto classico, al di là di tutto il digitale, è molto classico, è proprio un'inquadratura, tu capisci che ha una composizione, non ne vedevo da tanto tempo di film, addirittura in un film Marvel. Quindi è chiaro che al cinema ti dirà tante più cose. Se però avessi bisogno di studiarlo, sacrificherò questa impressione di una composizione dell'inquadratura veramente molto, molto ricca e prenderò quello che riesco a prendere. Però se lo vedo più volte anche su un dispositivo noto cose che non avevo notato perché quelle che avevo già notato si sono, come dire, sedimentate. Quindi vado alla ricerca di altro. Cioè, ecco perché la semiosi infinita, diciamo, è giusta perché intanto quella parte lì l'hai già indagata Elaborata. e quindi guardi ancora, fai Guardi questo ancora. gioco, tutto deve avere un senso, quindi questo ho già dato, adesso provo a vederla, eppure l'attaccapanni, pure l'attaccapanni, e quindi è una sfida con te Questo discorso mi stesso. fa venire, mi ricorda la rosa Il purpura del piacere Cairo. del testo, ecco, Sì. Roland Barthes, il piacere Sì. del testo, faccio vedere che sono un po' un professore. Dicevo, mi ricorda la rosa purpura del Cairo con Mia Farrow che va a vedere lo stesso film decine e decine di volte e alla fine i personaggi escono Ma letteralmente dallo sì, io schermo. poi sono assolutamente persuaso che i film a un certo punto, non nell'accezione patologica dei critici, quelli che non riuscirebbero loro a uscire dallo schermo, il film deve diventare a un certo punto vita, cioè è un'epoca, è un sistema di linguaggi, di connessioni con il presente, allora diventano vita, cioè un film di Fellini, cioè, se tu vedi Roma, Toby Dammit, è realtà, cioè, è più, anzi direi più di un film non è giusto perché significa come premessa che un film è meno, Sì. no. È quel qualcosa che il film è proprio qualcosa che entra in circolo con il mondo reale. E quindi quando ci vivi a un certo punto, Roma città aperta, ci stai lì. Ecco, Certo. c'è. Prima dicevi che Sei tu che devi andare verso il film, non è il film che Sì. deve andare ad abitare il tuo piccolo spazio. Il tuo piccolo spazio si allarga perché vivi in epoche diverse. È la macchina del tempo. La questione del vivere il film al 100% della sua esperienza, quindi con uno schermo grande, non uno schermo piccolo, perché sennò perdi qualcosa, come si sposa con il discorso, per esempio, dei sottotitoli o del doppiaggio? Perché, per esempio, Hitchcock mi ricordo che diceva nella sua intervista a Truffaut che i film doppiati, cioè i sottotitoli, ti fanno perdere più del film doppiato, perché tu leggi e quindi non Sì, guardi l'immagine. allora ti fanno perdere, eccetera, però ti alleni, più ne vedi è meglio, e poi lo rivedi. Che problema c'è? Che non risolviamo il problema, il film doppiato o il film sottotitolo? Tutti e due, Tutti e due facciamo un insieme, giorno una uno, l'una e una cioè l'altra. guadagnano anche le sale, quindi proprio non ce n'è Certo. uno che sia insoddisfatto. Poi Perché noi comincia. vediamo così pochi film doppiati in Italia? Cioè nelle sale, cioè una Ma volta c'è innanzitutto c'è un una scuola gioco. di doppiatori molto bravi, eccetera. Io stesso, se poi sono costretto a vederlo doppiato, però. Sospiro di sollievo, però cerco di no, preferisco vederle appunto più volte le opere, insomma, in tutte le modalità, perché poi anche il doppiaggio andrebbe studiato. Cioè, il film doppiato è un altro film, lo stesso, ma anche un altro. Quindi ti interroghi su delle scelte di doppiaggio. E appunto è la semiosi infinita. Cioè, non finisci mai di studiare, dovrebbe essere il piacere continuo dello studio del film doppiato, perché è stato doppiato così. Che cosa invece cogli nella voce autentica, vera, diretta dell'attore che appunto ha usato anche la voce oltre che il corpo. E in Italia abbiamo questa bella tradizione, però ripeto, bisognerebbe considerare le cose contemporaneamente, cioè è un po' c'è questo problema che è di mercato, cioè o così o così. Ma perché? Cioè io posso avere un film su una piattaforma, quindi quando voglio, ecco, all'aeroporto, metto la password e me lo vedo. Però a casa
metto il DVD, il Blu-ray, guardo i contenuti speciali, approfondisco, eccetera. Le due cose non dovrebbero essere in competizione, Secondo come me. l'ebook e il libro. Cioè, chiaro, il libro è cartaceo perché leggere significa guardare la carta. L'ebook, se in guerra e pace ti serve una frase, e beh, l'ebook Sì, sì. Secondo me è molto saggio il discorso che stavate facendo, è perché in questo costoso, è anche periodo. costoso, ma Sì, è quello è l'unica vero. vera Sì, grande sì. spesa che merita. Sì. Meno whisky, adesso avete perso lo sponsor, Sì. è un po' più... Vabbè, Whisky mentre si legge. E quante dicevo, idee che ti vengono con il whisky. e secondo me è molto saggio il discorso che stavate facendo, perché in un mondo in cui, cioè una situazione attuale in cui chi per esempio non va a cinema, e io mi ponevo proprio in questa classe che vedeva come antagonisti le persone che non andavano a cinema, oggi invece penso che sia assolutamente naturale che una persona dica: voglio stare a casa a vedermi il film, non voglio andare a cinema, oppure me lo vedo prima a cinema e poi a casa, oppure me lo vedo solo sullo schermo. Quindi la genuinità di dire vedo il film dove mi pare, secondo me, cioè va bene, Anche perché ormai a perché casa con i televisori sì. enormi, Allora, sì, con un po' di cioè, nel intelligenza, senso. allora non è che se tu lo vedi su uno schermo più Fabio, puoi piccolo abbassare un po'? vedi un altro film, totalmente un altro film, cioè un film che aveva delle caratteristiche di interesse, non è che se lo vedi ridimensionato proprio smarisce totalmente. Facciamo un esempio, ci sono dei film che andranno sulla piattaforma che però vengono presentati prima in sala. È accaduto con Roma. Roma, The Irishman, adesso con il La mano di film, Dio. Sì. sì, il film di Bellocchio, che è un film della serie Esterno Notte, esce prima in sala e poi andrà su Netflix, dove preferisci vederlo? In tutti e due i casi. Cioè, quando vidi The Irishman al cinema, le 3 ore e mezza erano tante tante, sentivo che volevo un po' soffermarmi. E questo l'avrei potuto fare poi sulla piattaforma. Così come per ragioni di lavoro ho chiesto e ottenuto di vedere prima Aria Ferma su un link, Leonora Addio, Aria Ferma di Leonardo Di Costanzo, Leonora Addio di Paolo Taviani, ma quando sono usciti in sala avevo già dato in termini di recensione. Sono andato a vederli, Rivisto. ah, anzi con una soddisfazione, adesso me lo vedo, che bello, Non devo farlo come non lo devo lavoro. nemmeno Esatto, capito? capire, non lo devo Esatto. che... Questo lo dobbiamo assolutamente chiedere, Vai. ma il dover poi fare una recensione e quindi doverlo vedere pensando a quello che poi dovrei scrivere, rovina un po' No, no, l'esperienza. aumenta, il piacere aumenta sempre. Ah, ok. Il piacere più grosso è vederlo con la sensazione che va capito continuamente, senza però doverlo tradurre in qualcosa che devi scrivere, ma il tuo lavoro ti obbliga, devi scrivere i libri, insomma, devi scrivere delle Ok, ricerche. Quando, quindi c'è c'erano degli sempre. autori che non volevo, ci sono ancora degli autori che non ho mai studiato e me li tengo per me, cioè che bello, cioè, diventano dei maestri di vita, Andrei Tarkovsky per esempio, no, che bello, Andrei Tarkovsky non ho ancora scritto, vabbè, qualche volta... All'atere me ne sono occupato, però lui può rimanere questa santità, questa creatura santa che è scesa sul pianeta, ci ha visitati un po' e poi è risalito sul suo pianeta. In altri casi ti tocca farlo perché è il tuo lavoro, però non diminuisce il piacere, anzi, a un certo punto, quando hai come a bocce ferme, hai finito, hai scritto, scoprirai altre cose, però dici che bello, non le devo più scrivere. È un po' come io quando vado in auto, io guido sempre, poi vado in automobile con qualcuno, sto davanti e dico sempre, mentre sta guidando quella persona, io l'avrei fatto in un'altra maniera. Cioè, capito? Non Sì, mi specie fermo se mai trovi nel... me in automobile, Sì. che sono Non smetto mai di guidare impegnativo per chi mi accanto sta dietro. alla persona, sì, che sta guidando. Qual è il tuo rapporto con la sala? Le persone che mangiano, che ridono, le luci accese, i Non telefonini, i mi cellulari, non disturbano. ti disturbano? Ricordo in un festival che si fece ad Aversa tanti anni fa, non c'è più da tanti anni fa, c'erano dei film di Lucio Fulci, L'aldilà e Tu vivrai nel terrore, con dei ragazzini campani che facevano un casino che... Ma era così divertente vedere lo splatter con questi che facevano tutt'altro.
erano coscienti di quello che stavano guardando, oppure Ma sono non lo arrivati. so, ma va bene così. Ecco, il bello dello spettatore è che Io non devo deve. imparare questa attitudine, come me la puoi insegnare in qualche maniera? Perché io invece sono No, molto io so, cioè, insofferente. se uno sta zitto e vede il film, non è che, anzi, è meglio. Però, se dà fastidio, quando vai a vedere in sala gli horror, specialmente questi più recenti, sai che ci saranno i ragazzi che Ah fanno sì, certo, casino, assolutamente, gli horror eccetera. parecchio. Però, non lo so, fa parte del film. Non esiste il film in una sua forma unica, definitiva. È il film che hai visto in un determinato giorno con Non quelli che esiste lo una stanno sorta di forma apprezzando, lo stanno di apprezzando. rispetto verso, non tanto Dovrebbe l'eutanasia. esserci, però non sono di quelli che si mette lì a zitti, anche perché se uno sta facendo casino con lazzi, cose, eccetera, ma pure tu che dici stai zitto, sei Certo. tossico per la Assolutamente, sì. P visione. poi Anzi, devo dire, tra i due Ah, preferisco. perfetto, Poi ok. Claudio è particolarmente fortunato perché quando andiamo a cinema lui è sempre Vado. vicino a qualcuno Ma sono che. sinceri, finché sono sinceri. Ecco, quello non mi piacciono i commenti delle persone che hanno la mia età, quindi mi sto facendo del male, cioè quelli che vogliono essere dei commenti intelligenti, ecco, no, almeno quando i ragazzi sfottano i loro Mi è coetanei. successa una cosa del Quando andammo a genere vedere con. Tre A piani, me, con Treppiani è successo che c'era, io c'era la tizia. avevo accanto una signora che si sorprendeva continuamente di ogni Quanto è triste scena. sembrare intelligenti. Ha visto un altro film, No, però. lei si Sì, sorprendeva, no, sì, però beh, gli aveva stava visto vedendo l'altro un film, ma altro film. comunque a un certo punto io all'inizio forse un po' la soffrivo e poi niente. Invece lì con Rispizza avevo dietro tutta una fila di persone, un po' più grandi di me, che commentavano ad alta voce e in E maniera. quelli magari. Ecco, allora io diciamo, mettiamo un limite d'età. Finché ci sono gli Quindi è ormoni e le l'età carine, che. l'età, la bellissima età, finché ci sono gli ormoni che ti dominano, ok, puoi fare quello che vuoi, oddio, fammelo però un po' sentire, ti chiedo di lasciarmi giusto un minimo di spiegare, poi torno il giorno dopo a vederlo, però questa prima volta un po'. Però le persone grandi che sanno, che dicono di essere colte, eccetera, eccetera, ecco, almeno voi, anche il vostro commento lo trovo un po' infantile. Andai a cinema a vedere il nuovo It, la prima parte, e c'è la scena in cui arriva il pacco postale con il coltello insanguinato verso la fine del film. Sì. Andy C'era casino in sala perché ovviamente film horror, abbiamo dato tutte le definizioni, Muschetti. e io ricordo che quando si aprì il pacco c'era un tipo da dietro che disse Mo Amazon. Io volevo stoppare il No, no, film ma ci sono dei perché mi mise a capolavori. ridere. No, ci sono dei capolavori. Io ricordo quando ero abbastanza piccolo e non mi ponevo il problema di che cosa succedeva. Ricordo una volta andammo con un amico che si portò le polpette al sugo nella busta di plastica. Cioè, lo snack erano polpette al sugo nella busta della spesa, per dirti. E un'altra volta andammo a vedere un film, perché io andavo ogni giorno perché costava poco nel paese dove abito. E quindi andammo a vedere Ubo 96 di Wolfgang Sì. Petersen. E entrarono due tizi così più estemporanei. Dice, ma c'è film? E quello rispose. Meraviglioso, UFO Robot. Cioè, era bellissimo. Effettivamente mi Bellissimo. chiedevo in una frazione di secondo, mi ero chiesto come avrebbe pronunciato Ubo 96, UFO Robot. Loro Fantastico. conquistati, dico. No, ma io a Ok. tutt'oggi, cioè, quando penso a Ubo 96, gli sovrappongo. Ormai È niente, UFO Robot. certo. AKA UFO Robot. Ok, perfetto. Senti, tornando un po' sul discorso della critica, esiste una censura, una linea editoriale per cui un film. E Continuamente, sì, assolutamente. come Ma io l'ho funziona? detto che avevo l'embargo, L'embargo, esatto, ma. perché poi sostanzialmente, almeno all'epoca, negli anni d'oro, poi queste sale non ci sono più, però insomma, il distributore metteva i flani sul giornale, giù, però lo capisco, non è una cosa sbagliata. Però attenzione, c'è molto anche l'autocensura. Talvolta non ti arriva nessuna censura, però ti autocensuri perché stai lì che sembra che non devi sfiorare neanche Poi una magari piuma. dopo 30 anni di carriera uno ha anche delle amicizie, delle cose, può essere complicato in quel senso. Vabbè, ovviamente. Allora, sì, allora, se conosci gli autori, io dico sempre che non bisognerebbe conoscerli, però si possono conoscere gli autori, tanto come ho già detto prima. Perché devi stare a dare il giudizio positivo o negativo, che è così noioso? Cioè, tu
ecco, c'è una forma di giudizio negativo che io trovo insostituibile. Non ne scrivi, non ne scrivi, fine delle trasmissioni. Dopodiché, se ne scrivi, rispettalo, e come si rispetta l'opera, spiegala di che cosa voleva essere fatto, che poi questo corrisponde a ciò che desideravi, conta molto molto di meno. Però se proprio devi uscire allo scoperto, aiuta il rapporto tra lo spettatore e il testo, perché tu non sai mai quando è che lo spettatore, anche uno molto giovane, si affezionerà al medium, e quindi può essere anche attraverso quel film. Io ricordo una recensione che mi ha fatto proprio cambiare di 180 gradi la mia opinione sui film di Dario Argento, cioè li trovavo brutti o proprio erano per me negativi, e adesso li adoro, ecco. Cioè, ma non c'è stato, non è stato graduale. È stato un click. Sì, un click, è bastato un click, perché evidentemente mi piacevano, perché li vedevo continuamente per dire questo non va bene, questo non va bene, però stai sempre a rivederli. Vabbè, questo doveva essere un indizio. Finché non lessi proprio due o tre righe di una recensione di Tullio Kesic su Opera, e lui diceva, ma è possibile che Dario Argento, adesso cito così, insomma, in maniera precisa, comunque, grosso modo, diceva, è possibile che Dario Argento, che è tanto bravo, eccetera, eccetera, ancora deve farci vedere il dettaglio di una lama che ha trafitto la gola e attraverso la bocca aperta, spalancata, della vittima che grida? Io lì proprio... Ma quindi è stata una recensione negativa a farti fare il click? Non era proprio negativa, perché immagino che non solo Kesic stimasse Argento, non voleva che fosse del tutto negativa, però era una recensione più tradizionale dove il critico ti diceva quello che... Ma c'era anche un rapporto tra critici e autori un po' più, se non alla pari, però più importante, cioè erano intellettuali, critici oggi un po' meno. E gli autori, insomma, li frequentavano, vabbè, insomma, con tutte le eccezioni e le varianti del caso. Non era propriamente una cosa positiva, qui voleva fare un complimento e nello stesso tempo un'obiezione. Io lì capì che l'essenza del film di Dario Argento era esattamente in quel dettaglio, e da quel momento ho rivisto, ma tanto mi piacevano già, a mia insaputa mi piacevano già, e li ho rivisti, e oggi guai se non trovassi in un film, cioè guai, anche questo non è vero, perché l'ultimo Occhiali Neri, che non ha proprio riscosso questi grandi consensi, è stato giudicato sulla base della mappa mentale argentiana precedente, magari lui non ha neanche più tanta voglia di fare quelle cose, anche lì capisci ciò che l'autore vuole fare, ma fu quel mettere in evidenza, in un giudizio parzialmente negativo, l'essenza. Aveva colto proprio l'essenza. Capito. Mi sono dimenticato una domanda che stavo facendo. L'auto, quando hai parlato di autocensura, è una cosa molto molto interessante. Perché peggio della censura, l'autocensura, perché spesso... Però online non accade questa cosa, cioè se penso di nuovo alle persone che scrivono online, non mi sembra tanto proprio. Non credo che siano sempre critici. No, è chiaro, però... No, ma anche se fossero critici, è sempre un po', si ha sempre l'idea del solipsismo, per quello che leggo, è un po' la faccenda dell'io e l'asino mio, non stanno parlando del film, stanno parlando della loro esperienza quando vedono il film, che la trovo di una tristezza. Ma una volta stavo con un famoso critico, molto mio amico, che ovviamente non nominerò, stava vedendo il film, aveva cominciato a piangere perché si era commosso, prendevi il braccio, ho detto, ehi, scemo, è un film, no? Cioè, calmati, cioè, siate adulti ogni tanto. Io invece mi lascio sopraffare dei film, io sono particolarmente... Sì, però non lo scrivi, non è che descrivi questa cosa, spesso senti frasi come a noi, questo è un film che a noi piace, un film importante, datti una calmata, cioè... Ma chi sei? Cioè, prova a dirlo in una salumeria se vai a fare la spesa. A noi la mortadella, quello ti guarda. Cioè, ma chi sei proprio? No? Ecco, un senso un po' di autoironia ci vorrebbe. E quindi, però, probabilmente internet è un po' il futuro della comunicazione. Cioè, il futuro, internet presente. È un mezzo, come tutte le cose, è un mezzo.
non può essere il fine. Non è che io divento scostumato, comincio a parlare a vanvera perché sto su internet. Diciamo, è un mezzo più agile, ma è sempre un mezzo. Tu dovresti poter scrivere una cosa esattamente come se l'avessi scritta negli annali della facoltà, quando c'erano le facoltà, però adeguandoti al tempo che dedica il, diciamo, il visitatore medio. Quindi, cioè, se questa cosa la puoi scrivere un po' più sciolta e su via, non è che per forza hai bisogno, insomma, creare continuamente una negoziazione, un dialogo tra, ma è un mezzo, internet, ben venga che sia un futuro, che sia il futuro, anzi è il presente, non è il futuro. Ma come la vedi? Cioè, nel senso, secondo te la critica cinematografica spero che ci sia come dire, un rettangolino che dire stampa, cioè, nel caso se una cosa ti serve stampatela con tutti i riferimenti eccetera, però va bene, ma uno dovrebbe scrivere bene, cioè, perché se c'è internet, cioè internet è un miracolo, perché tu puoi cercare delle fonti, ovviamente se non, se hai fretta, direttamente online piuttosto che andare a scartabellare i libri. Io preferisco sempre cercare sui libri perché hanno una loro, come dire, solidità come fonte maggiore, però hai tutto questo vantaggio di poter migliorare il lavoro che stai facendo, e che, perché deve peggiorare? Cioè, io posso controllare una data in tempo reale, tutto tempo che posso dedicare in più alla scrittura. Io penso che un po' lo subiamo internet anche, quindi io che lo vivo, mio malgrado, comunque ci sono. Ma tutti, come fare senza? Cioè, è stato un vantaggio, un orizzonte, un miracolo. Io credo che questi meccanismi siano figli del fatto che, siccome prima hai detto, in questo momento è difficile campare, emergere con questa cosa, e invece io credo che, siccome c'è gente che vuole farlo, ha trovato il meccanismo per riuscirci, cioè scrivere in un certo modo, approcciarsi in un certo modo, e quindi a questo punto il mezzo è diventato fondamentale per poter emergere, perché bisogna farlo in quel modo. Bisogna emergere? È l'opera che deve emergere, non sei tu. E poi voglio dire, se tu hai bisogno di sfogarti, allora vabbè, usa i social, tanto io non li uso. Mi capitò una sola volta, non di usarli perché, ripeto, non sto sui social, avevo deciso online di fare la recensione del film Tolo Tolo. Sì. Una cosa che sentivo proprio come dovere era di affrontarlo come un film, cioè la recensione non la devi fare con condiscendenza, siccome allora ti faccio vedere, bello. No, come avrei fatto la recensione di un qualsiasi film, quindi con tutti i riferimenti, che tra l'altro c'erano alcuni film, credo forse Roma Città Aperta, un altro, adesso non ricordo, forse era proprio Roma Città Aperta. Dopodiché sui social un collega critico molto bravo, anche molto amico, una persona che stimo moltissimo, scrisse con tanti suoi follower, cioè sì, penso si chiamano follower, sì, tutti quelli che stanno su, sì, che ti leggono, amici, boh, vabbè, follower, amici, sì, quello che... E disse: io volevo scrivere una recensione di Tolo Tolo, però ho letto questa di Antonio Giulio Mancino che vi consiglio. E da quel momento si è scatenato un'orda proprio inferocita di haters, evidentemente nei confronti del film, perché insomma c'era anche un po' la gara a dirne male, ma anche di persone che mi difendevano. Cioè, eravamo arrivati al delirio, cioè qualcuno che scriveva non è scritto in italiano, non si legge, beh, di tutto, ma addirittura altre persone che dicevano Mirabilia, e ho detto datevi una calmata. Quindi hai avuto, hai voluto assaggiare indirettamente, sì, sì. No, ma lo stesso sito dove l'avevo scritta, che non ha mai commenti, si era riempito di commenti. Io qualche volta poi rispondevo, perché ciò non sto sui social, perché io poi voglio dire, voglio rispondere, però quello che mi dicono le persone invece, aspetta, tu non devi mai rispondere, perché avvii una catena poi. Ecco, questa è la patologia, però in realtà se uno vuole scrivere può aprirsi un blog e mettere dei testi, poi e la validità dei testi, poi possono essere citati come fonte, perché si deve scrivere in maniera compulsiva o nevrotica? Forse perché la si vive un po' come una tifoseria, come se fosse anche...
poveri tifosi. Cioè esistono, per esempio, la squadra non vince. Cioè, tu sei tifoso, la squadra non so fino a che punto vinca, perché stai parlando di te stesso e non dell'opera. È vero. Però, per esempio, poi fateci caso, si discute di queste cose quando il film esce. Poi dopo un mese non esiste più. Invece bisognerebbe lavorarci, anche perché ci vuole molto tempo per capire l'opera d'arte. Quindi dagli tempo, dopo 2 o 3 anni tornaci, di un'altra cosa, senza l'io. Infatti bisognerebbe eliminare anche l'io ogni tanto. Io ho l'impressione che queste cose siano fantastiche, ma che siano difficili da applicare nel mondo di adesso. Sì. Perché invece noi siamo abituati a dover essere sempre in contatto, a dover sempre dire la nostra, a dover sempre... Sì, ma anche no, nel senso, io capisco, vedo per strada 10.000 rifiuti gettati lì con il cestino, vabbè, poi anche, ho capito che l'hai buttato così, proprio non potevi farne a meno, però ogni tanto, cestino, addirittura scegliti il cestino dove c'è anche un po' di differenziato, poi non lo so, ecco, non è così automatico che debba essere, che le cose debbano andare in questo modo. Cioè io sentirei anche la responsabilità, ci può essere il refuso, per carità, io i refusi li faccio anche quando rileggo più volte i testi cartacei, proprio il refuso è più forte di me, perché non lo leggo più in funzione della sua correttezza, ma in funzione di quello che avevo in mente, quindi ho bisogno seriamente di uno che me li guardi. Di qualcun altro. Proprio sì, che, sì. Anzi, gli dico sempre, non mi chiedere se può correggere, corregge e basta, guarda, facciamo prima. Quindi non so perché si debba scrivere frettolosamente, velocemente, non sono parlarne WhatsApp. Subito dopo appena usciti dalla sala. WhatsApp, ecco, fino a WhatsApp posso capire un po' questa maniera di scrivere. Dopo dovrebbe scattare un senso di responsabilità, ma apposta eviterei a quel punto il social, così magari una veste migliore, se c'è una confezione. Adesso facciamo un po' di pubblicità, c'è un posto a Napoli, a Spaccanapoli, dove i taralli proprio te li incartano uno a uno, te li mettono in una scatoletta, cioè se la confezione, cioè, proprio, cioè, non sai se mangiarlo, portarlo a teatro, cioè, invitarlo a cena, il tarallo, eccetera, cioè gli vogliono talmente bene, ecco, se la confezione fosse un pochino più degna, magari uno si dà un tono. Cioè magari dice, no aspetta, prima di dire questa cosa, mettiti la giacca, poi mettiti la cravatta, mettiti un paio di scarpe lucide, cioè, magari si smonta. È un discorso di non violenza comunque. Sì. Il linguaggio deve essere non violento, il linguaggio della critica deve essere non violento, deve essere proprio superamento del conflitto e non accentuazione del conflitto. Premesso che ne ho combinate di cotte e di crude. Va bene, però è passato. Quella... Questi sono gli ormoni, come dicevamo prima. Erano gli ormoni, sì, dei giorni. Devo dire che una l'ho fatta anche un po' più recente. Attenzione. Però mi avevano proprio chiesto di scriverne. E lì trovai una cosa, non dirò il peccato. No, dico il peccatore, ma non dico il peccato. Il peccatore sei tu. Il peccatore sono io. Io in genere, quando devo scegliere esempi negativi di cui fare nome e cognome, scelgo il sottoscritto. Allora, però mi hanno chiesto di farla negativa e io diciamo che ebbi una idea divertente di contestare, di farla negativa, quindi quella fu l'ultima, però cioè, sono un po' orgoglioso. Perché l'idea era proprio carina. L'idea era, telecamere spente, assolutamente, indipendentemente dal film era carina. Fossi stato l'autore l'avrei anche gradito, perché stai leggendo una cosa, una satira. Ok. Punto. Però ecco, a che serve se non per avviare una carriera da umorista? Se vuoi fare l'umorista, quella ci sta. Post mortem sarà da recuperare. E hanno un loro pubblico, perché io effettivamente qualche recensione negativa me la vado a vedere. Sì, però ecco, non cedere troppo, cioè hai questo dark side, hai questo istinto basso, ricordati che è un istinto basso. Quindi non andare proprio orgoglioso, no? Ora devo andare a cancellare un po' di cose che ho scritto a me. No, tienile. No, una cosa che invece io faccio moltissimo, se qualcuno, o lo dico io pubblicamente senza che... se qualcuno mi dice, ma tu questa cosa... Io dico, vabbè, ho sbagliato, ho scritto una stronzata. Cioè, a me capitò una volta di un film di Abel Ferrara
che era anche uno dei film più belli, Addiction, di scrivere due righe negativamente. Oh, in un libro su Abel Ferrara le hanno riportate. Quella cosa mi ha colpito perché io Addiction sono un film straordinario. C'è allora, fastidio che questa cosa. No, però il fastidio, il colpevole ero solo io. Cioè, avevano fatto una positiva e una negativa, e io ero quello negativo. Però se uno mi chiede, dice che cos'è? Dice, sei d'accordo? No. Dice, perché l'hai scritto? Perché in quel momento stavo scrivendo una cavolata. Cioè, è bellissimo chiedere scusa o rivedere il giudizio. Proprio per questo quando si scrive bisogna pensare al dopo. Cos'è che stavo dicendo? Stai leggendo gli appunti. Quindi col passare degli anni ti capita che alcune recensioni che tu hai scritto le vorresti rivedere tutte, riscrivere completamente? Non col passare degli anni, con il passare dei minuti. Dei minuti. Cioè io il minuto dopo che l'ho consegnata già la rivedrei. Okay. Quindi... E quindi non la vedi un po' male? No, primo perché non le rileggo. Ah, ok. Secondo è che non ho alcuna difficoltà, che se qualcosa... Sì, idea, certo. No, sì, non sì. Ho cambiato idea, comunque... aveva bisogno di più tempo, ho visto quella determinata... Ecco, diciamo la cosa più giusta, perché poi non è che ti devi rimangiare. Non mi rimangio niente, però in quel momento io ci ho visto quella cosa, ho dato molta importanza a questa cosa. Uno dei film, va bene, adesso questo non lo nomino perché poi devo scrivere un libro, può sembrare su quel film. E cioè io ho ancora, custodisco, per fortuna ce l'ho solo io, una recensione molto negativa, ma io all'epoca ero per quel film su cui ho immediatamente cambiato opinione, ma avendone già scritto, grazie a Dio, senza possibilità di secondo me, per chiunque, di trovarla. Ce l'ho solo io, okay. Quindi basta che gli do fuoco, non c'è pericolo, le copie, insomma. Cioè, però io riconosco che quelle argomentazioni erano valide, in quel momento erano valide, cioè io ho voluto vedere il film in quella prospettiva, ed è vero, è sbagliato trasformare un'angolazione in un giudizio, quella è la parte che invecchia proprio fradicia, diventa fradicia in brevissimo tempo. Quindi se eviti di marcare una cosa che è nel film, che a te non piace, o anche a chi a te piace, la cosa in sé rimane e non dà fastidio, e non devi rivederla minuti dopo. In genere adesso però quando non sono contento minuti dopo è per lo stile, cioè la stessa frase poteva essere... sciolta, risolta meglio, più un aspetto formale. E quindi tu non la vivi mai in maniera emozionale? Cioè se tu un film che hai amato, no, senti qualcuno no. Che ne parla l'ho male, fatto di anche recente che solo rispetti, anche no rispetti, no allora di recente male. Una cosa emozionale l'ho fatta, ma li ho anche avvertiti loro con cui siamo in rapporti costanti. Con i fratelli di Innocenzo io proprio ho un'adorazione, e nelle prime cose che ho scritto cioè è sfacciata questa cosa. L'ultima che ho scritto gliel'avevo detto, adesso comincio anche un attimo a ragionarci, cioè anche a fare il quadro, però lì proprio era una dichiarazione d'affetto, perché loro sono energia pura. Poi in certi casi, avvertendo che stai facendo questo tipo di cosa, cioè proprio sottolineare il loro slancio con lo slancio, ci può anche stare, ma è stata proprio un caso. Loro cosa hanno detto? No, vabbè, noi ci mandiamo continuamente cuoricini, ah, okay. È molto monotona la comunicazione su WhatsApp, okay. È tutto a chi trova il cuore più originale da gettare oltre l'ostacolo. Ok, io avrei un'ultima curiosità. Li dimentichi i film? Cioè, immagino che tu abbia visto tanti film. Sì, li dimentichi, ma non dimentichi... La sensazione? Le sensazioni, sì. Cioè puoi aver dimenticato proprio tutto quello che stava succedendo, però quando lo rivedi anche 30 anni dopo, se un film ha lasciato qualcosa, quello che non dimentichi è proprio un nucleo, un momento, una battuta, perché i film sono poi principalmente mostrativi, non sono... narrativi, cioè c'è la narrazione, ma non è tanto quello che ti coinvolge, ma qualcosa che è quasi uno shock, che può anche essere vecchio di 30-40 anni. Quello rimane. Ma io mi immagino che tu, essendo un critico, molto spesso le persone vengono da te e ti chiedono consigli. Ma è un disastro. È un disastro. Tristezza. Io per carità, perché no. Pensi consigli ai tuoi gusti? No. Ma io voglio, vedi, se ti va, lo vedi, non lo vedi, cioè non...
nessuno mi viene a chiedere pareri sulle mozzarelle, che pure sarebbe un vorresti magari argomento quelle tipo di domanda? Dove le dispensare. compri? Sì, no, è che devi parlare, cioè è un lavoro, non so come dire, anche questa cosa se poi non ti piace ciò che hai consegnato, ma tu lo fai per lavoro, cioè tu cerca di fare del tuo meglio fino al deadline. Poi pazienza, comunque tu dovevi, è come se vai a fare lezione, certi giorni sei più sveglio, certe volte più rimbambito, però tu quel giorno la lezione la devi fare, ti viene meglio, ti viene peggio, però questo parlarne al di fuori, ecco, ho la fortuna, questo finiamola la frase, questo parlarne al di fuori del contesto lavorativo mi sembra poco interessante. Ho fortunatamente gli spazi per fare il mio dovere, assumermi le mie responsabilità, farne argomento una chiacchierata a tavola, non lo so, non mi dà questo particolare piacere, non mi sento figo se parlo di Cina, anzi mi sento uno sfigato Ah, proprio. Cioè, ok. appena si chiacchiera, dici, mi trovo con dei colleghi, e io ovviamente ci sto pure, non è che la malattia c'è evidentemente, però dopo la valutazione che faccio ex post, sfigato. Potevi avere 10 minuti in meno che ti vengono conteggiati nello slot sfigato e li hai Invece invece, li hai spesi. li hai spesi. Bravo, complimenti. Dice, la prossima volta non lo fare, poi la prossima volta si vedrà. Va bene. Beh, grazie ti mille, liberiamo. Grazie mille, davvero. grazie per essere Grazie a venuto, grazie voi, per aver io non ho accettato bevuto l'invito. whisky, vi dico. No, non ti preoccupare, tanto Ok, va è. bene. Ora noi registriamo di fila 10 E non episodi, ho quindi preso questo neanche il caffè bicchiere. perché devo scrivere di Doctor Strange, quindi mi serve il caffè più tardi. Ah, Va benissimo ok, così. perfetto. Ok, Ciao. grazie, Va buonasera bene, ancora, grazie a ciao a voi. tutti. Ciao. Ciao. Ciao.